tutti da Punto Stimpunto. Per l'ennesima volta da Galleria 92. A questo nuovo video. Oggi ci ritroviamo, dove siamo? A Roma. A Roma, in una zona che non ho idea di quale sia, però va bene. E stiamo vedendo che hai dei bellissimi tatuaggi, peraltro, ci stanno... Sì. Ce ne fai vedere qualcuno? Uno, poi due, la questo tua è firma. Bellissimo, la mia firma. Questo. E il terzo, solo lì ne hai? Sì. O ce ne hai altri interessanti? No, basta, niente, gli altri sono segreti, li scoprirete con tanti likes. È vero. Comunque, oggi siamo qui per parlarvi di uno dei giochi più apprezzati dalla community di Abbo.it, che è? Il 4 contro 4. E cosa ci sai dire di questo gioco? Allora, consiste nel ornare la squadra avversaria. E quante squadre ci sono, insomma? Due. Una rossa e una verde, oppure i colori che cazzo vuoi tu. Uh-huh. E devi prendere, cercare di prendere il gelato dalla squadra avversaria e portarlo nella tua base. E così fai vincere tutta la squadra. Ok, e quindi in pratica giocano quattro persone contro altre quattro persone. Esatto. E cioè, com'è possibile che una squadra vinca? Cioè, nel senso, qual è la difficoltà del prendere il gelato? Non farsi buttare giù dagli avversari. Perché al centro del campo, se non sbaglio, ci sono delle marble, giusto? Sì, esatto. Delle marble nere e bianche, e chi pesta sulle... Nere. Perde. Esatto. Va out. Quindi ovviamente la gente si una. Inoltre ci sono tipo dei puff o delle capsule, sì, no? Che in pratica, se una persona viene incastrata nel mezzo, tipo il locked, vengono teletrasportati, esatto, in prigione. Bravo. E poi c'è una leva. Leva, che apre la prigione. O dei cannoni, che apre... Però la prigione poi di solito è comune, quindi non si sa mai, esatto, cosa ne viene fuori. Non si sa mai chi entra. È rischioso, si tende a fare a probabilità. Se siete rimasti da soli e gli altri sono in quattro, ovviamente la prigione l'aprite. E qualche consiglio su questo gioco, su come giocarlo, come vincerlo? No, alla fine non c'è come giocarlo e come vincerlo. Basta che trovi la squadra giusta, e vabbè, persone giuste che sanno giocare. Vabbè, insomma, una ripartizione di ruoli. Non è che tutti e quattro vanno all'attacco. Cioè, di solito, esatto, almeno due in attacco. Esatto, due difendono e due attaccano. Esatto, perché in questa maniera riuscite abbastanza bene a gestirvela e soprattutto a alloccare le persone, perché uno da solo può essere bravo, ma se ci sono due persone che in contemporanea ci vanno, ci possono fare molto poco. Esatto. Niente, quindi questo, chi è adesso il proprietario di uno? Uitro. Uitro? Bene. E vabbè, in passato c'è stato Inky, poi c'è stato Osl, il primo era stato forse Kall, che l'aveva portato sulla nostra community. Poi c'è stato il 2 contro 2, 3 contro 3, ricordiamo. Esiste ancora. Esistono. L'uno contro uno. L'uno contro uno, insomma, ce ne sono state varie versioni, ho collaborato a costruirne vari. Niente, quindi se qualcuno di voi ha bisogno di una mano comunque nel costruire qualche 4v4 eccetera, potete contattarmi e magari vi rimando alle persone interessate, ma sappiate che almeno un 3k da buttarci via servono. Quindi niente, qualcos'altro da aggiungere su questo gioco? No, finito così. E come si vince? Eh? Quanto si vince? Dipende da quanto fa il proprietario. Ma cioè, appena una squadra fa il punto vince? No, se arriva a fine settimana. Arrivato a fine settimana, la domenica si azzera la classifica. E quindi i primi tre posti o tipo il primo posto? No, il primo posto. Quanto vince magari? 100 crediti? Sono... Di solito sono 400 crediti e... 100 crediti a testa. Cazzo, è una buona spesa soprattutto, quindi se volete costruirne uno simile valutate almeno un 50 crediti a persona, comunque minimo, quindi almeno 200 crediti a settimana da dargli di spesa. Quindi valutatelo. Ovviamente, se siete poveri lasciate stare. Esatto, oppure insomma comunque ricordatevi che in questa maniera potete avere tanta utenza, padrone di casa, magari chi vuole farsi questo traguardo può essere utile. Va bene, dai, un saluto a tutti da Punto Stimpunto. E da Galleria 92.